di meno. Abbiamo avuto degli impegni qua da parte della nostra segretaria Camusso, che per noi è il Vangelo, e poi delle dichiarazioni del ministro Pazzera. Però devo dire che ancora chiaramente ancora questo tavolo nazionale che noi stiamo chiedendo da 60 giorni ancora non lo stiamo vedendo. Noi chiediamo a te, chiaramente nelle tue possibilità, nel tuo ruolo politico, di spingere affinché questa vertenza si risolva più presto nel bene soprattutto anche dei cittadini italiani. Però che mi senti? Sì. Sullo sfondo c'è una questione generale, che è la politica dei trasporti in Italia. Dobbiamo tenere sempre forte la connessione sui due aspetti. Non soltanto è ingiusto dal punto di vista di chi sta là sopra, ma è sbagliato dal punto di vista economico. Cioè noi dobbiamo poter dire, non state soltanto mettendo le dita negli occhi dei lavoratori e delle famiglie, state facendo uno sfregio alla nostra economia. Ecco, dobbiamo tenere insieme questi due discorsi, perché dobbiamo allargare il consenso. E a voi che siete qua, vorrei dire questo. Per noi, per chi viene qua, per chi passa a esprimervi solidarietà, è troppo facile, per quei pochi che lo fanno, diciamo, costruire un filo rosso ideale tra chi sta giù e chi sta sopra. Io questi giorni pensavo a questo freddo maledetto e a voi che eravate là sopra, e al fatto che nel 2012 rischiare la pelle per il diritto a lottare è veramente insopportabile, e che qualcuno dovesse immaginare di scendere, avrebbe la solidarietà di tutti laddove si trattasse di cambiare le forme di lotta. Fuori da qua, chi me lo chiede, dico che l'Italia è un paese così, che bisogna arrampicarsi molto in alto per vedere un po' lontano. Purtroppo! Auguri! Bravo, bravo! Miki, saluta ancora Laura. No, siamo tutti sulla torre!